Yoho! Connie! Sono arrivato! Sono qui! Dove sei stata? Sono due giorni che ti chiamo. Non rispondi più al telefono. Connie, ma che cavolo sta succedendo qui? Non me lo chiedere. La lavatrice, un'altra volta. E già che c'ero, ho aggiustato il lavello. Oh, Cristo, Connie, perché non chiami mai un tecnico per le riparazioni? Ma dove vivi, Stanley? Trovane uno tu. Guarda che casino hai combinato. Comprane una nuova, ma non mi rompere le palle, Stanley. Sono 3 mesi che cerco di aggiustare questa e non sono dell'umore giusto. Io non ho detto niente. Sì, ma stavi per dirlo, vero? Io lo sento, sai, quando stai per rompermi le palle. Connie, si può sapere che cos'hai? Io arrivo a casa, tu non mi dici niente, neanche mi saluti. Non mi sorridi, tutto quello che sai dire è... Stanley, non mi rompere le palle. No, dico, che razza di relazione è questa? Che te ne frega della nostra relazione? Ma chi l'ha detto? Io ci tengo alla nostra relazione. Voglio solo sapere perché sei sempre così arrabbiata. Perché, Stanley? Perché sei diventato arrogante, egocentrico, presuntuoso e figlio di puttana. Devi ammettere che ho ragioni da vendere per essere arrogante. Ah, non ricominciare, per favore, ok? Non le reggo più le tue stronzate, Stanley. Vuoi aggiustare questa cazzo di lavatrice? Va bene, aggiusta, coraggio. Aggiustala tu! Io devo andare a lavorare. Guarda che nemmeno io ho avuto una giornata allegra, sai? Credevo che avevi la serata libera. E pensavo di uscire, di far qualcosa insieme. Mi hanno rimesso il turno di notte. Cos'è che ti rode? Si può sapere? Non può essere solo la lavatrice. No. Niente. È che non mi aspetto più niente da te, Stanley. E questo cosa vorrebbe dire? Che ti sei dimenticato. Hai toppato. Viaggio a vuoto. Hai mancato il bersaglio. Cioè? È mercoledì. Mercoledì. È il giorno dell'ovulazione. L'ho dimenticato. Non mi prendere per il culo, Stan, lascia stare. Ho capito tutto, ok? Chiaro come l'acqua. Tu lo volevi un figlio. E come no? Certo che lo voglio un figlio. No, no. Non avresti fatto questa vita di schifo. Avresti dormito più ore, mangiato pasti regolari, preso le vitamine. Mi avevi promesso di prendere la vitamina E. Pagata $50. E mi avresti scopato ogni tanto nei giorni giusti. Come lo facciamo un figlio se non rimani a casa almeno una settimana? Mi dispiace. Lo so che ti dispiace. L'hai detto l'altro mese, il mese prima e così via. Senti cosa facciamo. Il mese prossimo ci prendiamo una settimana. Andiamo su a Poconos. Il posto di cui tuo cognato parla sempre. Con le vasche da bagno a forma di cuore. Se riusciamo a farlo là... È inutile, non mi incanti, non mi trattare come un idiota. Non funziona più. Non funziona. Ok? Che sia dei nostri questa sera. Grazie. Di qua, prego. Oh, salve, come sta?
Salve. Come sta, Miss Tsu? Siamo molto onorati che lei sia venuta stasera. Grazie. Non speravo che venisse. Ma volevo dare un'occhiata più da vicino allo stronzo che mi ha insultata per la strada. Cosa vuole bere? Te. Allora, perché non mi ha detto chi era? Perché è così ostile? Sono venuta, non le basta? Perché non prende le spuntature di maiale? Sono formidabili qui. L'illuminazione invece fa schifo. Ci ha mai pensato? Quando si entra in un ristorante cinese sembra di entrare nell'ufficio della motorizzazione. Uno si aspetta la visita oculistica. L'atmosfera in fondo è un fatto secondario. E poi io sono fanatica della cucina italiana comunque. Sono molto interessanti. Si sta ripassando la lezione? Solo i primi rudimenti. Lei è di Hong Kong? No, sono nata in America. San Francisco, zona della Baia. Da quante generazioni vivono qui i suoi parenti? Il mio bisnonno è venuto in America, ha lavorato nelle ferrovie ed è tornato in patria. Mio nonno è venuto a lavorare in una miniera d'oro e anche lui è tornato in patria. Tutti rimpatriarono perché la legge non permetteva alle mogli di raggiungerli. Alla fine mio padre sposò una giapponese e si trasferì qui nel 40. Sì, conosco la storia. È piuttosto triste. Migliaia di cinesi sono venuti qui e sono morti costruendo le ferrovie di questo paese. Lo dice chiaro qui. Le loro ossa sono sparse in tutto l'Ovest. Non conosciamo nemmeno i loro nomi. C'è una fotografia qui, Promontory Point, Utah 1869. E dove si incontrarono le due ferrovie, la Union e la Central Pacific. Ecco, guardi, cosa vede? Cosa vede? Guardi i capi, guardi gli uomini politici, guardi i banchieri, guardi gli operai irlandesi, ma non c'è un solo, dico un solo cinese. A loro non fu chiesto di farsi fotografare, morirono anonimi. Che gente maledetta, vi tenete tutto dentro. Conosco la storia, capitano. Sì, ma la maggioranza non la conosce. Nessuno ricorda niente in questo paese, nessuno ricorda niente. Sembra di sentir parlare mio padre. Deve essere una persona in gamba, che cosa fa? Fa lo spedizioniere. E qual è la sua storia? La mia? Cosa vuole che le dica? Sono polacco, vengo da Brooklyn, sono uno sbirro. Ma si dà il caso che sia lo sbirro più decorato della città di New York. Sto parlando di decorazioni per azioni, non per servizi di scrivania. Non avevo dubbi su questo. Beh, devo ammetterlo, l'ho vista qualche volta in televisione. Non la guardo molto la televisione, ma lei è molto in gamba. Ed è molto più sexy di quelle degli altri canali. Ah, bene, capitano. Mi fa piacere che sia venuto. Salve. Zio Yang, conosci Tracy Tsu? Oh, sì. Sono molto lieto che sia venuta. Questa è mia moglie, Su Xin. Capitano, le piace lo champagne cinese? Ah, è molto buono. Offre la casa, Molto gentile, ma no, grazie. Io ci tengo a pagare. Vuole. Il pesce marcio puzza dalla testa, non è vero? I cinesi mangiano la testa, capitano. Alla salute. Ehi, sembra davvero champagne. C'è rimasto male? È proprio quello che volevo. Ecco, la meta così. Harry Young è il capo della banda più ricca di Chinatown. È sicuramente coinvolto nella mafia cinese. Anche se apparentemente non fa niente, qualcosa deve pur farla. E se riesco a far scoprire quel figlio di puttana e lui si ribella, io lo affronto. E se lo affronto, io la guerra a Chinatown la vinco. Capitano, perché mi ha chiamato? Che cosa vuole? Glielo dico cosa voglio. Voglio far bollire il riso a Chinatown. Voglio cambiare le cose. Perché Chinatown è così brutta così com'è? Fa schifo. I vari Harry Young tengono questo quartiere come una specie di prigione. C'è tutto un esercito di squatteri che lavorano per 12 cents l'ora. Ci sono commercianti che pagano la protezione a tutti i teppisti che si presentano. Ci sono famiglie di 30 persone che vivono in una stanza. In questo posto c'è il tasso più alto di tubercolosi e di malattie mentali che in qualsiasi altra città degli Stati Uniti. Senza contare che c'è una popolazione maschile. Senta, che... io sono una reporter. Non ho nessuna intenzione di diventare un crociato. Lei è un'attrice, ma io posso darle una mano. Come? Io le darò informazioni che nessuno conosce. E lei comincerà a fare dei servizi su Chinatown. Una settimana parlerà del gioco d'azzardo,
La settimana dopo parlerà del racket e delle estorsioni delle gang giovanili. Poi alzerà il tiro, fino ai capi e ai padroni di questo quartiere. Lei sbatterà le loro facce in televisione. Si prende una piccola licenza giornalistica, diciamo così. Ogni settimana toglieremo una pelle alla cipolla. Se lei fosse di pelle bianca direbbero che il suo è razzismo, ma con lei dovranno convenire che quello che dirà non sono bugie. Questo è offensivo. Ci sono dei limiti, capitano White, c'è l'etica. La stampa è indipendente, non è uno dei tanti agenti in borghese. Quello che lei mi chiede è assurdo. Addirittura criminale. Lei non riconoscerebbe un criminale nemmeno se sbucasse fuori dalla tazza del cesso e le mordesse il sedere. Non credo ci sia motivo di continuare su questo tasto. Dove va? Aspetti un momento e mi stia a sentire. Vada a farsi fottere. Niente. Due uomini con i passamontagni. Sono corsi su per le scale. Bum 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 bum. Tutto finito. Coraggio, coraggio. È tutto finito, si calmi. Si calmi. La smetta di piangere. Non pianga. La smetta di piangere ora. Non pianga. Questo è inaudito. Come hanno osato attaccarmi qui? È il mio territorio. Ma chi può essere stato? Secondo me sono stati mandati da Toronto. È sicuramente opera della triade di Nansu. Io sono d'accordo con quello che...